Ciao a tutti cacciotti, benvenuti in questo nuovissimo episodio di Assassin's Creed 4. Siamo nello stesso punto in cui abbiamo interrotto nella scorsa volta. Scusate se vedete un blocco all'inizio, ma vuol dire che sto controllando se sta registrando o meno. Lo so, capita. Allora, il signor Walpole, giusto? Non lo so! Forse ho sprecato 150 soldi, Stia, perché... Il signor Duncan Walpole è qui per il governatore. Credo che mi attenda. Ok. Sì, signor Walpole. Entri, per favore. Entri, certo. Oh, entrate anche voi? Grandissimi, vai, entrate, entrate. Dai, vieni. Bloccati. Bloccati. No, scusa, ora seguitemi però. Questo sembra tantissimo... agli occhi di... Ma che cacchio? Ok. Raggiungi la terrazza. Non così lento, spero. Assassino? Sì, Duncan Walpole. Debería haber llegado hace muchos días. No me gusta que los extranjeros se paseen por nuestra ciudad. No me fío de ellos. Cállate. El gobernador tiene invitados. Todos franceses e ingleses. Ok. Parlare male di uno che è lì accanto a te. A chi non è mai capitato. Oh. Poveri, questi sono schiavi o cosa? Pff, fatevi furbi, diventate... Wow. Cosa sono tutti sti spari? Tipo il governatore che si diverte a sparare. Ecco, lo sapevo. Buongiorno, signore. Ho ragione nel supporre che voi siate... Infatti lo sono. È come pensavo. Woods Rogers. Piacere. Piacere mio. Va detto, mia moglie non è abile nelle descrizioni. Come, prego? Mia moglie. La incontraste anni fa al ballo in maschera di Percy. Ah, certo. Vi ha definito diabolicamente bello. Vedo che l'ha detto solo per ingelosirmi. Julien, ammazzala. Il nostro ospite d'onore è qui, il signor Duncan Walpole. Ah. Julien Ducasse. Julien Ducasse, che cazzo? La conversione all'ordine si esige. Non amo gli assassini. Manco meno i bugiardi. Non intendo certo deludervi. Vi va un po' di sport, Duncan? Il vecchio non è ancora pronto. Ok. Girati e ammazzali entrambi. No. Avete che in cosa? Mano le mie migliori pistole doppie. Tre pistole? Trattatele con ogni cura. Anche fossero otto, le tratterei come delle figlie. Tirate qualche colpo, vi prego. Datemi un parere. Ok. Usa o premi 4. Un tale che ne portava 9. Erano splendide in battaglia, ma averle non aiuta a nuotare. Purtroppo. Ok. Giusto. Aspetto impazienza. Con cui porteremo qui da 4 colpi. Che dovrebbe diventare, Julien. Lavora a un progetto straordinario. Magnifique. Ba 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 boo. The last one. 360. Guarda come faccio il 360. Guarda. Guarda. Boom! Mamma mia, te 60, che bestia. Premi F per sparare il messaggio evidenziato. A chi? A lui? Ah no, peccato. Devo sfidare qualcuno? No, parla con gli ospiti. Devo sfidarlo, quindi. Pezzi. Duncan, dove tenete le lamescelate? Non ho mai visto un assassino così sfornito. Distrutte, temo. Non più riparabili. Oh sì, mi dai le lamicelate. Scegliete pure. Dove le avete trovate? Non le ho trovate. Le ho prese. Sono dei souvenir. Ha ammazzato qualcuno. Caricamento. Seguiamole. Due lame, come costume, qui
Costume, già. Sì. Duncan, vorreste offrirci una dimostrazione della vostra tecnica? Ecco, io... Dovete, abbiamo organizzato un addestramento proprio per il vostro arrivo. Ah, ok. Sarebbe un vero peccato non vedervi in azione. Sì, ammazzerei tutti. Se c'è il tempo sarei più che lieto di mostrarvi ciò che so. Quindi, ok. Vedete? Con le condizioni più adatte a voi. Fate pezzi pure di merda. Tra la folla la lama è la scelta migliore. Niente clamore. È veloce e pulita. Mostrateci qualcosa. Ok. Questo è ingegnoso, usare balle di fieno per nascondersi, che ne dite? Premi V per entrare in un mucchio di fieno. Vabbè, prima ammazzo questo. Ah no, devo prima entrare in un mucchio di fieno. Mucchio di fieno, quello. Premi V. Va bene. Estremamente figo. Però penso però penso fosse presente anche negli altri Assassin's Creed. La sorpresa non va sottovalutato, ma è così. Specie dietro un angolo. Ci sono in furtiva. Si riesci per doppio sangue. Devo uccidere questi. Allora deve essere questo. Le uccisioni in volo sono quasi poetiche. Uccisioni in volo. Discrete. Vorreste mostrarci? Ok. Ok, chi devo ammazzare? Holy shit, this is so cool. Magnifico. È possibile anche uccidere qualcuno mentre si corre? Ok. Mon Dieu, che notevole colpo. Anche la gallina. No. Affascinato. Continua. Gli assassini vi hanno ben formato, Dan. Avete scelto un buon momento per questo. Un bel rischio, immagino. Tradire gli assassini pare non sia mai un'idea saggia. Beh, nemmeno bere liquori, ma corro volentieri il pericolo ogni volta. Nice. Che affari trattate qui, signore? Collaborate forse con il governatore? O dovete incontrarlo come me? Pistole, spade, cannoni, granate. Tutto ciò che può uccidere è la mia specialità. Un rapinatore d'eccellenza. E come sta vostra moglie, capitano Rogers? Si trova qui, a L'Avana. Confido stia bene, ma non saprei. Sono stato in Madagascar 14 mesi a caccia di pirati. C'è voluto parecchio a far sloggiare quei reietti, ma ora è fatta. In futuro, conto di usare le stesse tattiche nelle Indie occidentali. E che fine ha fatto quella gente? Semplice. Morta. Molti pirati sono ignoranti come scimmie. Ho offerto loro una scelta. Chiedere il perdono e tornare in patria senza soldi ma liberi. Oppure finire appesi alla forca. Immagino che Nassau sarà il prossimo bersaglio. Molto astuto, Duncan, certo. Vi auguro fortuna. Sì, va bene. Ok, siamo. Che cicatrice? Gran maestro Torres! Gran maestro. Il signor Duncan Walpole è qui. Sì. Vi attendevo una settimana fa. Perdonate, governatore. La mia nave è stata assalita dai pirati. Una vera rovina. Sono giunto soltanto ieri. Che sfortuna. Scusate la franchezza, ma siete riuscito a salvare dai pirati tutto ciò che mi avete promesso? Beh, sì, signore. Certo. Non so cosa sia, però. Incredibile. Gli assassini hanno più risorse di quanto immaginassi, ma... non abbastanza da spaventarci. È un piacere conoscervi da persona, Duncan. Siete il benvenuto qui. Venite, signori. Abbiamo molto da dirci. Ok. Non posso ammazzare tutti così in un raptus omicida. Sarebbe epico.
Salvataggio. Finalmente riuniti. E che compagine europea. Inghilterra, Francia, Spagna, cittadini di imperi tristi e corrotti. Ma ora siete templari, gli oscuri e reali legislatori del mondo. Adesso porgetemi le mani. Ricordate sempre il nostro scopo. Guidare le anime inquiete sulla via della pace. Guidare i desideri inquieti fino a placare i cuori più ardenti. Guidare le menti inquiete a giusti e sobri pensieri. In onore del padre della comprensione. Che l'opera abbia inizio. Che l'opera abbia? Inizio? Ammazzali tutti! Orsono, il consiglio mi ha affidato il compito di trovare nelle Indie occidentali un luogo segreto dei precursori, chiamato l'Osservatorio. Guardate queste immagini e imprimetele nella mente. Narrano un'antica e importante storia. Per 20 anni ho cercato invano di trovare l'Osservatorio. Un posto che si dice contenga un manufatto dall'incredibile potere. È una sorta di sfera armillare, per così dire. Un oggetto che ti darà il potere di trovare e controllare. Completa la sfida di tiro di Rogers. Ovunque si trovi. Immaginate. Dove devo andare? Comporterebbe un simile potere. Con questo oggetto non ci sarebbero più segreti. Niente bugie, né inganni. Solo giustizia. Non posso uscire. Questo ci promette l'osservatorio e noi dobbiamo arrivarci per primi. Abbiamo idea di dove sia. La avremo. Già che è in nostre mani l'uomo che lo sa. Un uomo di nome Roberts, noto come il saggio. Sono 45 anni che nessuno vede più un saggio. Voi siete certo che sia autentico? Noi crediamo di sì. Gli assassini verranno a cercarlo. Lo faranno e come? Ma grazie a Duncan e alle informazioni che mi reca, gli assassini presto non saranno più un problema. E dove sono qua, scusa? Sono evaporato? Tutto vi sarà chiarito domani, signori. Quando incontrerete il saggio di persona. Intanto, un brindisi. Lol, hai rubato la mappa. Noi troveremo l'osservatorio insieme. E con il suo potere, i re cadranno. Il clero crollerà. E i cuori e le menti del mondo saranno nostri. Ok. Ma io l'ho completata la sfida di tiro di Rogers. Cioè, voglio dire, affanculo. Pezzo di merda. Riposate, Duncan. Domani la flotta col tesoro arriverà e con essa il vostro premio. Dopodiché parleremo di altri piani. Non vedo l'ora. Eccellente. Raggiungetemi al porto per prima cosa domattina. Ok. Ok, ora penso sia il governatore richiede la vostra presenza al molo vicino al castello. Per prima cosa domattina. Ok. Va bene. Dove sono i miei pirati? Questi lo... Sono già soldati, vero? No. Catturare e prendere il corriere. Non mi interessa, io voglio entrare qua dentro. Oh, che figata. C'è un teschio, voglio uccidere qualcuno, ok? Oh sì, l'ho visto nel trailer sta cosa. Interagisci. Ah, farò sulla spiaggia. Ricompensa 1000, non entrare in conflitto 500. Un corsario con la condizione che si nasconde sui fondi dell'Havana. Trovalo e uccidilo, ok. Nice. Cos'è? Cos'è? No. Ah, bersaglio dell'assassino. Io dove sono? Sono qua. Sono qua, vero? Ah no, sono qua. Farò sullo spec. Colloca il segnale. Io sono al centro. Aspetta, come si fa? F1? F3? Ok, esci. Come accede a quella roba?
Ok, andiamo a fare questo assassino. Brum brum. Ok, non penso sia troppo distante, 100 metri infatti. Boom 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 boom. Ecco, salta. Ma la faccia, questa è una scimmia. Oh, il gattino! Posso ammazzare il... Oh, volevo ammazzare il... Animale domestico? Posso? Posso ucciderlo tipo? No. Bevi? Localizzare il bersaglio. Ok, lui è il bersaglio. Allora, che ne dite voi, carissime mie amiche, di venire con me? Che si dia il caso che questa sia una zona vietata, no? Però il fatto che io sono qui insieme a voi potrebbe distrarre un paio. Dove vanno? Ok, ok, dobbiamo distrarre principalmente questi. Entra in azione. Uccidi il bersaglio. E non era lui il bersaglio? Oh merda, era lui il bersaglio. Vale. Non vedo. Uccidi il bersaglio. Merda. Ecco, sono morto. Fuggi da combattimento. Fosse facile. Scusa, ma non sapevo fosse lui. Posso iniziare da zero? Posizionamenti, fabbricazione. No, non posso. Merda. Basta che esco da sta zona, no? C'è un posto dove nascondersi. Non mi stanno seguendo, vero? Oh merda. Oh shit. Oh merda, e dove vado mo? Pa via. Ok, cool. Ho delle pistole. Oh merda. Ok, ho capito. Via con le spade. Siamo tutti. Ho pochissima vita. Non mi interessa. Basta premere la E e sparare a tutti. Oh guarda, mi sta aiutando anche. Oh merda, ho ammazzato quello sbagliato. Ecco, sono morto. No, non sono ancora morto. Sì, sì, ammazzo tutti, non mi interessa. Ecco, sono morto. Ah no, non sono ancora morto, allora scappa. Merda. Come ha fatto a prendermi? Cos'è, il nuovo champion di LOL che ti tira la spadata di fronte? Mannaggia. Pezzi di merda. Ok. Ammazziamo sto tizio. No, cos'è? Lavana. Non mi interessa. Vai. Ok, ora. Ora che ho capito che quello non era il bersaglio. Allora, qual è il bersaglio? Ah no, dove sono le mie danzatrici del ventre qua? Ok. Allora. Ok, lui è quello da uccidere. Oh. Soy
Jespicis. Ok. Missione completata. Sono giallo, ma lui non mi vede. Merda, ma visto. Ok, completata. Figata. Comunque, per questo episodio è tutto. Io vi ringrazio per la visione. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di followarmi dappertutto, perché noi può. Può succedere anche voi, sarebbe fighissimo. Ok, non posso. Io vi saluto, ciao a tutti.